Giovannino Marreo, mi fate ancora un applauso, se lo merita. Allora, io non so se tu qualche volta sei andato a Samugheo, hai visitato questa bellissima comunità, una comunità che lega il suo recente ma anche più in là passato del ballo e degli abiti ad una visita nel 1920 in quel di Sassari dei Reali d'Italia. Vengono invitati anche gli allora ragazzi di Samugheo. Beh, non si sono perse mai più quelle tracce, anche perché i gruppi folk sono sempre stati un volano molto importante per la comunità stessa, come questo gruppo che adesso andiamo a presentare, che nasce nel 1993, quindi stiamo parlando già di 31 anni di una storia che va sempre avanti e crea veramente anche tanta passione tra i giovani, perché i giovani di oggi sono e saranno veramente i testimoni della nostra isola, dei nostri balli domani. Un nome molto importante che si lega alla cristianità e soprattutto alla fede che attraversa con questo santo il nome del gruppo stesso. Gruppo Folco San Sebastiano, quindi da Samugheo, a far festa qua per Santa Lucia a Sarule. La fisarmonica, anche la fisarmonica accompagna la storia dei balli di Samugheo, che stasera saranno accompagnati da Ignazio Mura, Naccio di Asuni. Mi fate un applauso anche a lui. Grazie, buonasera, bellissimi gli abiti del gruppo folk di Samugheo San Sebastiano, che ci presenta i balli tipici, sono i balli del passato, tanto cari a chi li ha preceduti, ma soprattutto vogliono essere una forte testimonianza stasera, così come domani, e ci auguriamo negli anni a seguire. Ballu Samugheisu e Sorrosciada, il gruppo folk San Sebastiano di Samugheo.